Buonasera a tutti e benvenuti a Carte Scoperte. Sono Diego Della Maestra, opero nel settore cartario da oltre 20 anni e durante la mia esperienza ho avuto la fortuna di viaggiare e incontrare grandi protagonisti di questo mercato. Imprese, ma soprattutto persone che hanno saputo trasformare sogni in successi, storie che meritano di essere scoperte insieme a voi. Questa sera a Carte Scoperte incontriamo Sandro Sartori, Sales and Export Specialist, Food Packaging e Design per Austria e Germania. Benvenuto Sandro. Buonasera Diego, grazie dell'invito, mi fa molto piacere essere tuo ospite stasera. Incontro non solo un professionista ma un compagno anche di viaggio e quindi mi piace potermi confrontare con te. Grazie mille Sandro. Il tuo percorso commerciale nasce proprio nei due canali primari food e packaging e si orienta verso due grandi paesi ben presto, Austria e Germania. Ci racconti come nasce questa avventura e perché proprio in questi paesi? Dobbiamo risalire al mio percorso di studi quando alla fine degli anni 90 ebbi la fortuna di poter partecipare a uno stage presso la British Airways a Monaco, dove sono stato inserito nel reparto marketing e vendite, un'esperienza semestrale che mi ha permesso di conoscere tante persone, tra cui anche un tipico produttore cartario che all'epoca così si confrontò con me e mi diede l'incarico di valutare in Italia che tipo di fornitori ci fossero, trasformatori, per integrare le loro linee di produzione. Quindi una cosa che è nata come, tra virgolette, un hobby o un gioco. Esatto, proprio così, alla fine si è rivelata la strada maestra della mia carriera professionale. Questo per il settore, mentre per il mercato, perché Austria e Germania? Perché... è un po' la latitudine... Sì, diciamo che vivendo in Trentino ho la fortuna che, insomma, un paio d'ore di macchina già siamo oltre Alpe e imbocchiamo questi mercati, ma ho voluto, diciamo, utilizzare quella che ritengo sia una sorta di laurea, la conoscenza della lingua del tedesco, ho optato appunto per questi mercati perché li ho sempre ritenuti molto attrattivi dal punto di vista sia del business ma anche delle relazioni personali e del territorio in sé. Vorrei ora addentrarmi appunto nel settore packaging monouso. Ormai da anni rappresenti eccellenze italiane nel settore in questi paesi piuttosto esigenti. Come riesce un'impresa italiana ad approcciare a questi mercati? Basta la qualità o è necessario anche uno step in termini gestionali? Hai colto perfettamente nel segno, nel senso che servono sicuramente competenze e professionalità, riuscire a, diciamo, fare il link tra il mercato tedesco e quello italiano, quanto noi rappresentiamo produttori italiani ed esportiamo tutti i nostri prodotti e articoli nel mercato DACH principalmente, quindi Austria, Germania e Svizzera, anche se nel tempo siamo riusciti a così incrementare verso nuovi territori, abbiamo distributori nel Benelux, Olanda, Belgio, Lussemburgo, delle piccole ma solide realtà anche in Danimarca e fortunatamente dallo scorso anno abbiamo anche sconfinato in Scandinavia, Göteborg e Malmo e quindi stiamo inoltrando verso il nord Europa, anche se il core business principale all'80-85% è e rimane l'Austria e la Germania. Quindi diciamo che il Made in Italy è sì apprezzato ma a determinate condizioni. Assolutamente. Rimane, diciamo così, nella logica del tedesco, chiamiamolo tedesco, quella del mangiar bene, del food, delle vacanze italiane e questo rievoca, diciamo, un sentimento positivo verso il rapporto anche commerciale. Ma dopo il momento emotivo serve il momento di consolidare. Esatto, quindi diciamo l'opera che abbiamo fatto in questi anni è stata quella proprio anche di educare e di trasmettere la cultura d'impresa, quella tedesca, verso i nostri partner italiani e viceversa.
dalle cose più basilari come una conferma d'ordine fatta nei modi e nei tempi corretti, la successione delle varie fasi di produzione fino all'evasione completa dell'ordine. Quindi tutte queste attenzioni che magari così anche per modo di dire i tedeschi ci criticano da questo punto di vista, su alcuni aspetti possono aver ragione, su altri anche noi abbiamo bisogno così di essere, tra virgolette, un po', non dico educati per forse restringe troppo il campo, però di essere un po' più aperti rispetto alle esigenze di un cliente che è sano, solido, ma molto esigente. Quindi diciamo che sicuramente il valore aggiunto che può essere legato anche alla qualità, ma non solo, anche all'intraprendenza, alla flessibilità, alla creatività, diciamo tipicamente italiano, deve poter essere contestualizzato e può così avere, diciamo, l'opportunità di confrontarsi con un mercato che necessita anche di altro, quindi è fondamentale, sono fondamentali entrambe le cose. Cogli nel segno, nel senso che l'aspetto principale è proprio portare innovazione. Portare innovazione in un mercato così avanti richiede sforzo, richiede intraprendenza, cosa che assieme ai nostri partner siamo riusciti a fare sviluppando dei progetti specifici, magari delle nicchie di mercato che però ci stanno dando delle forti soddisfazioni. Quindi le soluzioni innovative, quindi la ricerca e lo sviluppo per trovare risposte alle domande dei nostri clienti, è, diciamo, la marcia in più che in questo momento abbiamo rispetto ai competitor anche europei, ma extraeuropei, che ci stanno pressando in maniera molto insistente. Ci fai una breve panoramica delle aziende che rappresenti in questo settore? Chi sono e cosa producono? Volentieri. In ordine alfabetico, giusto per non dare... Qui c'è del tedesco. Sì, preferenze a nessuno. Faccio tre nomi per essere... diciamo che sono le esperienze... che rappresentano un po' diversi aspetti, diciamo, del... Esatto, sì, sempre rimanendo nel packaging. Gruppo Adercarta, azienda bresciana, a conduzione familiare, che da già tre generazioni produce imballaggi flessibili, quindi carta e sacchetti per il confezionamento di carni, salumi, formaggi, pane, il classico sacchetto di carta che vediamo al supermercato. Perché innovazione? Perché c'è stata la ricerca di prodotti alternativi all'accoppiamento con la plastica, quindi le finestre in plastica. Siamo riusciti a trovare dei prodotti alternativi sempre semitrasparenti che permettessero di vedere il contenuto del sacchetto, ma monomateriale carta, quindi riciclabile al 100%, anzi anche compostabile. Questa è un'azienda che si è evoluta in maniera, come posso dire, veramente con molta dinamicità, perché ha saputo cogliere quelle che sono le opportunità del mercato, inserendo delle perché fare innovazione su un sacchetto di carta non è molto semplice, nel ci senso, vuole dell'impegno. Sì, e ci vuole creatività. Ecco, questo è un altro elemento distintivo che possiamo segnare rispetto ai nostri vicini di casa ad Oltralpe, dove mancano, dove non sono magari così ferrati. Quindi queste soluzioni, sia nella grande distribuzione che nel mercato del retail o dell'ortofrutta, hanno dato un plus proprio perché hanno saputo dare una risposta concreta all'esigenza di avere dei prodotti plastic free, in maniera molto lineare e sintetica. Altrettanto ha fatto un'altra azienda, sempre lombarda, bresciana, un po' più a sud, di Verola Nuova, Leak Packaging, azienda della struttura un po' più, diciamo così, importante anche con i numeri di fatturato. Qui
superiamo ampiamente i 100 milioni di euro all'anno, però sempre caratura familiare, due fratelli, uno che gestisce la produzione, la sorella che si occupa del marketing e delle vendite, e un nuovo materiale, cartotecnico, un'azienda che fa ondulati, ma ha saputo sfruttare il proprio know-how e le proprie esperienze per creare un nuovo materiale che si chiama HT Board, High Technology Board appunto. Dove sta questa innovazione? Nel fatto di poter accoppiare attraverso l'utilizzo di carta forno piuttosto che carte antigrasso, poter costruire, diciamo, degli imballi che vengono utilizzati per tutto il mondo del to-go, quando diciamo l'asporto che ha avuto una grande richieste negli ultimi anni. A parte magari gli ultimi due di pandemia che hanno creato un'inversione momentanea di tendenza. Ma nel momento, subito dopo, è esploso. Esatto. Ma hanno trovato applicazioni anche nell'industria, quindi parliamo di sostituzione di vaschette in alluminio con un prodotto monomateriale, anche qui carta, idoneo all'utilizzo dal surgelatore al microonde al forno convenzionale, quindi dando sempre più quelle che sono le convenience all'utilizzatore finale. Chi va al supermercato si prende le lasagne, le porta in ufficio, le può scaldare comodamente in qualche minuto con tutte, diciamo, le opzioni del fresco tra virgolette, mangiarle direttamente in questa confezione e poi eliminare il tutto nel residuo senza utilizzare carta. Questo, diciamo, è un quindi, se si vuole, anche un approccio diciamo ancora più ecosostenibile, non tanto solo per il materiale in sé, ma anche per il percorso, tutto il ciclo a questo comune denominatore che è l'ecosostenibilità, di cui ormai ci riempiamo la bocca, però alla fine avere degli strumenti concreti ma anche pratici, perché se ci devono condizionare il nostro quotidiano, non sono più funzionali, devono essere appunto una risposta dove non ci sia fatica o resistenza al cambiamento. Ecco. Altra azienda per concludere? Qui andiamo nel mondo dell'oreca, della ristorazione, parliamo di 22. Ma anche qui un prodotto di una qualità assoluta. Sì, abbiamo voluto ricercare eccellenze italiane da portare all'estero, quindi tutte aziende che in un processo di internazionalizzazione hanno visto nel mercato Austria e Germania come possibile sbocco negli anni per incrementare le proprie vendite, i propri fatturati, un mercato, come dicevo, sano dal punto di vista economico e anche in costante crescita. Parliamo appunto di 22, Tovagliato Monouso, azienda padovana di Bovolenta, che alla fine degli anni 90 ha, tra virgolette, inventato un nuovo materiale, o per meglio dire un nuovo utilizzo di un materiale, lo spunlaid, che molti di voi ovviamente conosceranno, applicato però attraverso una procedura di stampa tessile su comuni prodotti, diciamo, prodotti per abbellire la tavola, quindi parliamo di tovaglie, tovaglioli, tête-à-tête, quindi runner, che sempre più vengono utilizzati in ristorazione per un aspetto di igiene, ovviamente anche qui tema post-Covid sicuramente favorisce. Favorisce, esatto, il fatto di avere la possibilità di cambiare i design in base alla stagionalità, in base al pranzo piuttosto che alla cena, e quindi non fermarsi alla solita tovaglia di stoffa, che insomma, beige, bianco, bianco e bianco, esatto, ecco. Esatto. Quindi diamo anche qui fantasia, innovazione a una tavola che vuole essere, diciamo, parte integrante dell'ospitalità, perché non basta la buona cucina, bisogna essere comodi, ci vuole la bella seduta, ci vuole la bella tavola imbandita, e quando ci si pulisce la bocca bisogna avere anche una sensazione di morbidezza e di piacere al tatto, ecco. Bene Sandro, siamo arrivati in chiusura, io ti ringrazio molto per aver accettato il nostro invito.
ripeto, è stato un piacere, mi ha colto con sorpresa, ma quelle sorprese che così gratificano anche dal punto di vista personale, e quindi ti ringrazio nuovamente per l'opportunità che ci hai dato. Dunque, vielen Dank für Ihre Zeit. Hat mich sehr gefreut. Und bis bald. Bis bald, mi arriva. Grazie Diego. A tutti per esserci stati, per averci seguiti in questa puntata di A Carte Scoperte, e alla prossima puntata.